Atleti, allenatori, dirigenti, le società e i nomi che hanno fatto grande lo sport ligure sono stati premiati a Genova durante la festa del CONI, consegnate decine di benemerenze, le tradizionali stelle e medaglie al merito sportivo. Vivere improntate al valore dello sport, soprattutto per il tessuto cittadino dei più giovani, vuol dire crescere in maniera sana, ispirate alla perseveranza, al senso di sacrificio, al divertimento, al senso di unione e anche alla correttezza, al fair play. La stella d'oro è andata a Claudio Scotton, una vita nella ginnastica con una parentesi nella vela, oggi dirigente a servizio dei più giovani. Le difficoltà che incontrano gli atleti, i dirigenti li devono conoscere. Se prima sono stati atleti, verosimilmente sanno a cosa vanno incontro quotidianamente chi difende i nostri colori e quindi onestamente credo che sia un passaggio importante, utile e doveroso. Prima di fare il dirigente, essere stato atleta agonista. La serata del CONI, ospitata al Park Tennis Club, ha dato un assaggio di quello che sarà Genova, capitale europea dello sport 2024, e della Liguria, regione europea dello sport 2025. No, si è fatto un grande gioco di squadra con le federazioni, col comune, con gli enti per avere anche degli eventi di grande importanza. Prova ne sia che il calcio porta per la prima volta nella storia il trofeo delle regioni, dal 22 al 29 di marzo. Altri eventi importanti arriveranno, Genova e la Liguria saranno protagoniste a livello nazionale e internazionale dello sport. Genova 2024, che ovviamente viene realizzato grazie alle società sportive e alle federazioni che, devo dire, si sono molto attivate per portare campionati mondiali, europei, italiani, tutto quello che si poteva portare a Genova ci potrà essere nel 2024. Venite a trovarci a Genova, lo dico all'Italia e al mondo intero.